Io quello che chiederei, pensava, oppure 10 anni fa, 20 anni fa, pensava che oggi nel 2013 noi continuiamo a temere che la Costituzione subisca delle modifiche, che insomma bisogna ancora tutelare e difenderla con i denti. No, non lo pensavo 10 anni fa, invece sono stata molto colpita dalle parole che diceva Gabriella su chi è un saggio, uno che prima pensa e poi corre. Quindi dicevo, è una saggia obbligata a pensare e correre insieme, perché se tanto avete sulla testa come pensatore che non è, intanto il latte va sul fuoco, la pasta scuoce, la ragazzina si sbuccia al ginocchio e la ragazzina è mancanza. Il punto di riferimento di una donna saggia è sempre un complesso di situazioni difficili da mettere insieme. Non trova mai niente già organizzato, ha sempre bisogno di metterti a inventare i propri giorni. E questo mi sembra invece il messaggio particolare di una serata come questa, intanto perché è il successo che ha, perché la presenza in una serata che non particolarmente felice dal punto di vista climatico, insomma, improvvisato in qualche modo, certamente molto lavoro, ma anche con grande interesse di questo tema che evidentemente suscita. Secondariamente il fatto che io sia stata invitata, allora mi, non dirò mio nome, perché a me questa roba piace un po', questa cosa sono contenta, sono veramente contenta di essere qui, dato che vuol dire che nonostante che abbia 40 anni posso ancora andare in giro senza proprio quello testo per il tutto. Va bene, la Costituzione anche, e puntare a questo passo ancora di più. Allora, io ho pensato, giusto per non sprecare il tempo e le occasioni, che cosa avrei potuto dire questa sera in particolare. Mi sono detta, tutti i messaggi che vengono quando si parla di questo argomento sono messaggi di futuro e di speranza, non di celebrazione, non semplicemente di imbalsamare un documento delle pagine, delle persone, delle fotografie, ma come agire? Allora ho provato a pensare quale articolo della Costituzione secondo me avrebbe bisogno di essere subito attuato, perché non lo è ancora, ed è il secondo comma dell'articolo 1. L'articolo 1 dice l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, e qui va benissimo. Non è lecito pensare che il lavoro sia il suo fondamento, però poi è assolutamente importantissima, che pone la nostra produzione avanti a quelle di fare tutti i popoli. Ma il secondo comma dice la sovranità appartiene al popolo, che l'esercito, eccetera, eccetera. Ma questo non è vero, cioè è scritto ma non è fatto. Allora, sono dette come si farebbe volendo far sì che questo secondo comma dell'articolo 1 diventi vero. C'è uno spazio di azione politica qui, per esempio, dei comitati di difesa della Costituzione, dei movimenti che hanno riferimento alla Costituzione, possono fare qualche cosa. Allora, nel nostro ordinamento costituzionale l'unica forma di democrazia diretta è la legge di iniziativa popolare, l'unica vera forma di democrazia diretta, il referendum sulla legislativa, tranne in un caso di politica della Costituzione. In ogni caso è una forma di democrazia assembleare, non è un po' di democrazia diretta più incarnata, più organizzata. L'unica forma di democrazia diretta prevista è la legge di iniziativa popolare, il popolo esercita la sua sovranità dando il via a un'azione legislativa, e l'azione legislativa è quella che per appunto detta le norme che hanno valore generale e esprime una soggettività molto condivisa, quindi è una cosa importantissima. Fare le leggi non è un fatto tecnico, nonostante qualcuno venga in governo tecnici. Fare le leggi non è un fatto tecnico, è un fatto di pedagogia politica, è un fatto di esercizio della fraternità, per essere tutti insieme, come diceva Terracini, appunto, ha firmato una Costituzione. Allora, perché dico che questo secondo comma dell'articolo 1 non è attuato? Perché, per esempio, che sovranità hanno gli abitanti della Val di Susa sul territorio della Lombardia? Gli
qualità di miscemi nei confronti del mio. Gli impiegati che scavano, fanno scavare, scavano loro, non c'è qualcuno per ragioni di bisogno di lavoro è disposto a scavare. Ma la popolazione che cosa può dire nei confronti del territorio che abita? Niente, io credo che sarebbe molto importante prendere l'iniziativa di raccogliere una legge di iniziativa popolare e spiegare qual è la sovranità popolare del territorio. Quando il secondo comma dell'articolo 1 si dice la sovranità appartiene al popolo, non lo si dice tanto per scrivere delle belle parole, dopo la sovranità, come dire, vuol dire che il popolo è sovrano, questo è significato alla parola. Se il popolo è re, cosa può fare? Non viene indicato. Diciamo, non poter disporre del proprio territorio. Allora io credo che si dovrebbe poter dire che quando si interviene su un territorio popolato, perché le operazioni non fare un marciapiede, sempre delle cose minuscole che possono risolvere la straordinaria amministrazione, ma con degli interventi che catturano quel territorio, che lo modificano profondamente, questo non si può fare senza aver interpellato la popolazione, questo vuol dire non rispettare la sovranità. Mi interesserebbe molto che riuscissimo a tirare insieme un po' di giuristi che mettessero giù una legge di iniziativa popolare, perché qual è l'iter delle leggi di iniziativa popolare? Intanto è un iter che coinvolge molto le persone, perché per spiegare perché si vuole fare questa legge, quindi è un motivo di discorso politico non inventato, non casuale, non rituale, ma fondato su precisa esigenza, su una necessità costituzionalmente definita, perché l'articolo 1 della Costituzione. E poi deve anche dire che per esempio, però allora della Valle Susa potrebbe impedire alla popolazione di altri paesi di passare per il territorio, no, perché la sovranità del popolo sul territorio è una sovranità democratica, quindi deve tenere conto anche di altri, diventa un discorso complesso, significativo, serve per spiegare che le leggi sono delle cose complicate, sono delle cose difficili, sono delle cose che bisogna anche, come dire, usare con parsimonia, fare una legge su qualsiasi società significa impedire poi la spontaneità sociale. Noi abbiamo già, avremo quasi bisogno di delegificare molte materie, molti argomenti, invece di continuare a fare delle leggi. Ma ci sono dei argomenti così importanti come questo che invece non sono regolati dalla legge. Allora, quando si può fare già questo lungo, quel lavoro, questa operazione molto significativa di pedagogia politica, come dico, di esercizio della politica, di esercizio della sovranità, avremo un testo. Questo testo va consegnato al Parlamento, il quale è obbligato a mettere all'ordine del giorno, non può buttarlo di meno, deve mettere all'ordine del giorno e poi discutere se approvare o no, perché naturalmente poi l'esercizio del Parlamento è molto importante. Si dice, ma non è mai successo, non è vero. La legge contro la violenza sessuale è stata fatta così. Noi donne abbiamo raccolto 1 milione di firme, discutendo in tutti gli angoli del paese questa cosa, scoprendo che molte donne erano convinte che il marito aveva il diritto di picchiare, che era vero, perché nel codice Rocco c'era scritto in precedenti di romanzo, il marito aveva il diritto di correzione, di uso correggendi, e poteva essere condannato solo per abuso di mezzo di correzione, dovevano neanche condannarsi per 2 giorni, il minimo, se no non potevano neanche correzione. Però c'era questa soggezione antica delle donne, ma lui ha ragione se mi picchia, com'è? Si andava a vedere che era un risultato che era così, eccetera, eccetera. Allora, nel discutere si scoprono queste cose, si manda al Parlamento, il quale non può dire, ma comunque di queste carte che hanno provato, no, perché se diciamo la legge di iniziativa popolare risponde alle norme che la Costituzione prevede, bisogna prendere in considerazione. Se per tutta la legislatura non riesce ad approvarla e decade, come è successo con la legge di iniziativa popolare sulla legge, che cosa si può fare? Il comitato lo ripresenta e trova un gruppo di parlamentari, il fatto di rivolgersi ai parlamentari che adesso intervistano, diciamo lo scempio
della modifica della struttura dell'articolo 138 avrebbe un precedente anche con questa legge di iniziativa popolare, perché tutta una legislatura il Parlamento non arrivò in fondo a discuterla, approvarla, del caso del Parlamento e alla prossima legislatura noi ripresentammo la legge e chiedemmo a un gruppo di parlamentari donne in quel caso di difenderla. Alla fine di una seconda legislatura la legge fu approvata e, come dicono tutti, la legge contro la violenza sessuale in vigore in Italia è considerata la migliore d'Europa, anche se non contiene tutte le cose che noi avevamo proposto. E noi avevamo forse procedure d'ufficio, la violenza di marito nel confronto delle mogli. Se avessi il tempo di andare a scappellare un po', diciamo, le varie conoscenze, sentireste delle belle, per esempio, che un famoso parlamentare disse una volta, scoprendo cosa che faceva molto impressione, ma come? Se mia moglie impazzisce non posso usarla più? La moglie pazza non può ovviamente dare il consenso, allora non posso più usarla. Io posso capire che non mi cosa devo fare intanto che la moglie pazza, va bene, ma l'idea è che la moglie pazza è uno strumento che non può più usare, vuol dire che ciò che la moglie non sarà uno strumento. Il femminicidio viene da lì, perché quando uno strumento si ribella, uno dice, beh, ma io lo elimino, lo butto via, è una cosa. E quindi vedete che anche seguendo poi tutte le vicende parlamentari si scoprono una quantità di cose, tra l'altro si scopre, o succederà quando saremo riusciti a presentare questa legge di iniziativa popolare, si scopre un mucchio di cose arcaiche, antiche, vecchissime, che continuano ad albergare nella mente, nella pancia, nei piedi, nella coscienza, e molte persone si ritengono invece modernissime. Non c'è stato un ministro del lavoro che per modernizzare l'Italia è tornato sul modernismo. Un ministro che ha detto che da capo di un esempio contrattuale deve soltanto applicare alle corporazioni con equità i diritti e i doveri, insomma, il feudalesimo, durante il feudalesimo c'era una corporazione di arte e mestieri ed era prescritto che si dovessero dividere i diritti e i doveri con equità. La stessa parola che c'è stata quando si insegnava il governo Monti, non si è mai proprio, con gli stessi effetti di equità non sono mai la vista. Allora, mi piacerebbe che quando ci accingiamo a mandare avanti un comitato, in cui poi il PD ci verrà molto chiuso per questo posto, io sono una persona in qualche forma marginale rispetto a questo comitato, ci spiegherà che non si tratta di fare l'ennesimo, l'ennesimo, l'ennesimo partito che poi andrà a parte di carne, ma si tratta di trovare uno strumento di azione politica pedagogicamente significativa, nel senso che costruisce cittadinanza e costruisce perciò l'esercizio di sovranità. Questa è una cosa molto importante, questo è l'itinerario che abbiamo dato. Non è importante aggiungere un elenco, un nome, un elenco già determinato di partiti già costituiti, ma è importante invece usare gli strumenti che già la Costituzione prevede per rendere la vita più viva di quanto ancora non sia, in modo che qualunque cittadino o cittadina italiana, di fronte al fatto che adesso cambiamo la Costituzione, comincia a dire, ma perché? Dov'è che non va bene? Dov'è che è sbagliato? Dov'è che c'è? Dov'è che è andata vecchia? Dov'è che troppo decredita? Dov'è che sembra gli scavi di Pompei invece sembrare una cosa contemporanea? Io credo che suggerire queste idee, suscitare queste idee, significa costruire cittadinanza e dunque fare per l'appunto quello che l'Italia vuole, ha detto che vuole essere una repubblica democratica fondata sul lavoro e sulla cittadinanza di tutti. Grazie.